parte 2 delle novità di Profumix 2. Ciao a tutti. Allora, arrivo. Partiamo da Acro. Allora, Acro è un brand nuovo. Dark, c'è anche la mattonellina, ok. Acro è un brand che dovrebbe, se non ho capito male, perché anche questo è nuovissimo per me, non è un brand nuovo, c'è in giro da tempo, però per me è nuovo, e dovrebbe, le sue fragranze dovrebbero essere ispirate a delle cose che le persone non possono fare a meno. Quindi non so, c'è una sorta di dipendenza. Sono dipendenze, esatto. Perché c'è il caffè, c'è quella nota della marijuana, c'è il cioccolato, questa è la mia. Oggi vogliamo, c'è il smoke, oggi vogliamo parlare del cioccolato, quindi Dark, si chiama Dark. Senti, è buonissimo, è un cioccolato Non so, ce l'avevo io. Fondente, cos'è? Però nerissimo. Molto veritiero, secondo me. Non è dolcissimo, quindi esatto. Io lo vedo anche a un uomo, assolutamente sì. E la cosa bella di questo brand, secondo me, è anche che fa i formati piccolini, perché fanno sia il 30 ml che il 100 ml, che hanno un costo di 30 ml 85, 100 ml 167, che al giorno d'oggi, secondo me, è un prezzo medio basso. Me l'avete sentito descrivere anche sul canale, quindi io non dico nulla. Molto molto interessante. Passiamo a Filippo Sorcinelli. Allora, Filippo Sorcinelli ha presentato ad Exans la nuovissima collezione che si chiama Memento. Sono 8 fragranze, oggi ne abbiamo presa una e vi vogliamo parlare di Notre Dame. 8 fragranze che sono dedicate agli odori dei cassetti delle sacrestie e a lui care. Quindi non so, c'è il Duomo di Milano, c'è Notre Dame di Parigi, c'è Loreto, insomma tutte chiese a lui care, e in questo caso oggi parliamo di Notre Dame e è un incenso. Allora, ecco, una cosa che voglio specificare, che non pensiate che le 8 fragranze siano tutte a base di incenso. Sono molto diverse. Su 8 ce ne saranno 3 che contengono l'incenso. Che sono proprio anche nelle mie corde, proprio alcune. Allora, quello di cui parliamo oggi contiene l'incenso, Notre Dame. È un incenso gourmand, ha una nota di miele, senti. Senti come. Sembra tipo. Avete presente l'odore di quando entrate nella chiesa e ci sono tutte le candele accese? Sì, adesso aspetta, guardiamo bene. Tipo cera d'api. Tipo i prodotti che usano per lucidare il legno antico delle chiese, quelle robe lì, mi ricorda a me. Beh, ci sta. Tantissimo mi ricorda quella cosa lì. Infatti mi piace tantissimo questo profumo. Poi, guarda, stanno riscuotendo veramente. Fa molto, cioè, figura, diciamo, il tappo che sarebbe una mano, ma è bellissima anche la boccetta. Allora, guarda, ho detto una bagianata. Perché sembrerebbe, io non so, io sì, la notte di Natale, però mi sembrava ci fosse il miele, in realtà parla di cioccolato. Comunque, sempre una roba dolce. Un tipo di prodotto per, sì, è vero, per nutrire i mobili. Comunque, legno cedro vergine in testa, poi abbiamo fiori d'arancio, cioccolato, legno di cedro alaska e cannella, fava tonka, incenso resinoide ed ambra. Quindi non ha il miele, però comunque è molto dolce, per me è veramente interessante. Poi, sempre di Filippo, abbiamo la novità della linea per sé, che si chiama Quick and Coffee. Allora, questo è l'ispirazione, se non ho capito male, dovrebbe essere una sveltina in un bagno dell'autogrill. Dopodiché, dopo la sveltina, si riparte con un caffettino e via come se niente fosse. Allora, ma che profumino, esatto. Sta proprio nel bagno dell'autogrill. Esatto, allora. Questo, adesso detta così, uno potrebbe dire, però diciamo che ha un suo perché, e ti dirò che provato su me... Ma io sono parecchio estimatore di questa linea. No, io ne ho già venduto uno, quindi fai come privato sabato. Allora, io sento un sacco l'odore del caffè. Beh, il caffè voi avete presente quando entrate in autogrill, sì, fate tutto il circolo per forzato, cioè c'è sempre quella... come si dice, quel percorso, sì, obbligato, ovvio. Poi arrivate verso la zona bagni che vi arriva, cioè c'è un momento in cui passate dalla zona
autogrill dove c'è questo odore di caffè, magari in alcuni orari dove stanno facendo molto caffè, entrate nel bagno, ecco, c'è quella specie di momento. Cioè, questo qua, altro che Sadonaso, adesso non voglio... No, Sadonaso a me non piace, questo ha più no, senso. Però cioè, dico, a livello artistico questo è veramente azzeccato. Sadonaso, a mio avviso, veritiero. Puzza. Questo non puzza. Adesso detta così, cioè uno sembra voler no, dire, no, ma in realtà dato su pelle, dopo un pochino... Ma non voleva indicare quello... No, cioè, però dico, no, sminuire nel senso che uno dice, sì, ah, beh, sì. Allora... No, esatto. No, no, no. Però in realtà questo profumo ha il suo fascino, dato su pelle, sì, molto artistico, dato su pelle, dopo un po' quell'odore iniziale svanisce, rimane questa nota di caffè e una nota un po', dico io, animalica, che però è veramente, cioè, sì, al suo perché, ragazzi, ripeto, è da provare. Per me è il momento provare. In cui aprite la porta, cioè lasciate l'area caffè ed entrate nell'area bagno. Comunque, come tutti i profumi di Filippo, è veramente coraggioso ed artistico al 100%. Sì. Allora, Dream Hotel è veramente un brand nuovissimo, non so neanche se fossero presenti ad Exans, io non c'erano. Non lo so. E sì, hanno questa confezione che è tipo, io me la ricordo nera, tipo così. Sì, no. E dentro c'è la mascherina, se ti ricordi. Sì, è vero, c'è la mascherina, è vero. Insomma, è tutto un po' che gira intorno a quella cosa un po'... Sì, degli armoni. Allora, questo che abbiamo scelto oggi, che si chiama Swing My Room, è una fragranza che a me personalmente piace molto. Swing My Room. E io sento in testa la nota di pepe e di vanillina, queste sono le due note che sento di più, sì. È già da starnutire. Pepatissimo, però è molto buono. E vanigliatissimo. Per me è molto buono, sì. Molto sexy. Sì, è ovvio, la vaniglia e il pepe sono due note molto super interessanti. Quindi se vi piacciono le vaniglie speziate, questo farà... Molto bello, ma più che altro è molto bello proprio il concetto, è anche come... regalo, sì, certo. L'amico o l'amica. Esatto. Poi andiamo avanti, parliamo di un altro brand nuovo, Rende Saba. Allora, Rende Saba, penso che non abbia neanche bisogno di presentazioni. Allora, sono finora in Italia perlomeno, ci sono 14 referenze. Il tappo della bottiglia è fatto a immagine della corona della regina di Saba, e se non erro dentro alla scatola c'è anche un tappo, perché se uno poi non vuole sempre stare a togliere oppure va in vacanza, che ne so, c'è anche un tappo normale da mettere nella bottiglia, che è un tappo nero. Allora, è un progetto ambizioso, un po' alla Frederic Malle se vogliamo, nel senso che ogni fragranza è fatta da un naso famoso, e ci può essere, ce ne sono di Dominique Ropion, ce ne sono di Maurice Rossel, ce ne sono di Olivier Cresp, sì, insomma, di Morillas. Ok, allora oggi io ho scelto Divine Temptation di Mathieu Nardin. Allora, sono tutti degli eau de parfum intense, sono fragranze veramente eleganti, equilibrate e complesse, cioè non è una fragranza dove predomina una nota e basta e dici oud, incenso e incenso, cioè sono anche dove ci sono l'oud, dove c'è l'incenso, comunque sono fragranze complesse. Sì, sono quelle famose, cioè tipologie di fragranza che hanno quel... Sì, di solito i profumi francesi fanno queste cose qua. Comunque, questo Divine Temptation di Mathieu Nardin contiene note di testa, sono rum, chiodi di garofano e fico, e nel cuore abbiamo cannella, balsamo del Perù e legno di guaiac, e nel fondo vaniglia, patchouli e ambra. A me questa è piaciuta da matti, facciamo sentire la Cree, senti. È dolcina, calda. Questo è, a me ricorda tipo qualcosa di un po' liquoroso. Sì, cioè, e questa cosa di cannella mi fa diventare matta. È molto molto buona, secondo me. Sono molto buona, sì. Allora, qua siamo veramente un'altissima qualità. Sono profumi che non costano poco, perché hanno un listino di 275 euro, però
dovete esatto, ripeto, sono da sentire, perché sono da sentire e vanno valutati come se fossero appunto, insomma, una sorta di Frederick Malle. Questo genere così un po' licoroso, vanigliato e cannelloso, un po' tipo boh, è buonissimo, cioè sono quelli buono, sì, che piacciono a me, voglio spese, no? Fragranze complesse, ne abbiamo presa una su 14, ripeto, però se andate a spulciare nel sito troverete appunto... Che lo trovate scritto sempre qua sotto, c'è il link. Sì, troverete tutte le altre 13 con i vari nasi, quindi appunto Oliver Crespo, Morillas, Maurice Rossell, eccetera. E poi andiamo avanti, un brand che sta veramente... Allora, tanto facciamo... Regalo della CRI, guardate, ecco, questo ci mancava, lo metterò come portafortuna insieme al cetriolino portafortuna che mi ha regalato. La capra e il cetriolo. Esatto, allora, un brand che sta veramente riscuotendo un enorme successo sono questi Elixir. Oh, guardate che bel cofanetto, è una scatola fatta, penso che sia legno plastificato, di legno, comunque di sì, legno, però con qualche di resina, non lo so. E in ogni scatola dentro vi è un foulard. Adesso io l'ho messo sotto per fare, diciamo, la presentazione del profumo, però sì, viene via. Le bottiglie sono dei 50 ml estratti, tutte ricoperte di velluto con questo tappo diamantone. Sì. E oggi la CRI ha scelto Elude, è scritto. Buono. Che non saprei. È una sapere, sorta di... Ah, io ci sento dell'iris. C'è dell'iris perché sì, è un po' ragione, polveroso, sì. E poi ci sento una nota dolce, però c'è una nota dolce, forse un po' fruttata, e molto molto particolare. Allora, guardate anche il tappo, è calamitato. Ma di brutto sento licorosissimo. Senti, lo sento licorosissimo. Allora, andiamo a vedere cosa c'è. Allora, vino, ti senti il liquore, iris, legno ormai di cacao e bacello di cacao. Quindi io sentivo la nota dolce, l'iris, l'ho beccata, tu hai beccato il vino e poi c'è un po' di legno. Allora, comunque sono fragranze che si stanno veramente stravendendo, cioè stanno andando molto bene, nonostante abbiano un costo importante, perché sono degli estratti da 50 ml a 250 euro. Hanno poi un pack anche molto importante. E il best seller di questa linea dovrebbe essere Impetus. Esatto. Impetus. Che è un, per darvi l'idea, è un marino, assomiglia un po' al turquoise di Regalien, quindi all'apertura un po' alla Negamare. Ok, buono. Però persistentissimo, non vi va più via, molto raffinato e un po' meno dolce, secondo me, che il turquoise. Okay. E sempre di questo brand. E vi è anche un'altra linea meno costosa, dove praticamente hanno una scatola basilare, perché insomma una scatola, e abbiamo la bottiglia non ricoperta di velluto, diamante però nero. Sì, questi costano 130 dei 50 ml e dentro ogni scatola vi regalano un 8 ml direi. Ah, che carino! Questo non qua non so quanto. 5 ml, occhio, brava! 5 ml. Che è della stessa. Occhio io. Penso e spero che sia della stessa fragranza. Adesso lo sentiamo. Questo è il 5 ml che vi regalano. Allora, è un'altra fragranza. Allora, le fragranze sono 7, 8, 9, però al momento in Italia ce ne sono di meno e comunque te le fanno scegliere, quindi io per ora ne ho prese 3. Woodverse, che io ne ho già vendute 2, quella che abbiamo selezionato oggi, è una fragranza, io direi, fruttata. Allora, è una... detta così, sembrano tutti copie di erba pura. In realtà ha una nota un po' diversa, però il genere è quello lì, per darvi un'idea. Per darvi un'idea, io sento una nota un po' più forse vanigliata, c'è anche... Sì. Oltre alla frutta ci deve essere una nota dolce,
dico io di vaniglia perché è un profumo che ho da 3 giorni e sì, non so veramente nulla, però dobbiamo ancora inserire nel sito. Che strano che è, però è molto particolare, non è un... Sì, però molto molto buona. E per ora ho 3 referenze. Poi, ultima, ma non ultima, novità per oggi, Time Machine di Lefrag. Allora, questo è un brand che io amo molto, uno quei brand che io chiamo e fanno fragranze che piacciono a me, che sono puzzone, passate in termine. Allora, sono tutte molto particolari, molto complesse, non già sentite. Sì, allora, fanno... qua, io subito sento l'ananas, che sente subito. Allora, per darvi un'idea, voi solitamente sentite le fragranze che contengono l'ananas, tutte fresche, agrumate. Sa di ananas. Allora, qua abbiamo lime, lavanda, ananas, cardamomo, oud, rum, immortel, amamelis, ambra, tabacco, muschio, semi di ambretta. Per me sa e ingranaggio del treno. C'è un po' quell'odore di morcia. Per di... me sa tipo di ananas e plastica. È stranissimo. No, però sa veramente l'ingranaggio del treno. Sì, prova a pensare quando sai di nare. Sì, un po' di morcia, sa. Di quella cosa. La catena della bicicletta. Una cosa del genere. Quindi è un brand molto molto particolare. Però bellissimo. Io questo qua lo potrei consigliare al mio amico, non faccio i nomi, però il soprannome a Picci. Questo Picci è per te, te lo consiglio se ci guardi. Sì, è vero. No, perché lui ha i miei gusti, quindi sono sicuro che apprezzerà molto. Poi altre novità in arrivo sono il brand Mi New York. E mi arrivano le novità di altri brand che ho già, quindi abbiamo il nuovo di Core Eterno che si chiama Ocean e qualcosa, e abbiamo un nuovo della Bianchi che è un marino anche quello lì, che uscirà il 4 di aprile, e mi arriveranno i nuovi Sasva, insomma un sacco di novità, quindi continuate a spulciare sul sito, a seguirci e... Niente, io ringrazio sempre te anche per l'ospitalità qui nel nuovo Profumix. Grazie a te. E noi ci vediamo con il prossimo video profumato. Ciao! Ciao.